Al lavoro molto spesso ti capita di dover gestire alcune telefonate in lingua inglese, ma non sei sicuro di conoscere le formule corrette per poter gestire e sostenere la conversazione? Non ti preoccupare, perché alla fine di questo video avrai tutte le informazioni per diventare un interlocutore molto più disinvolto. Esordire in modo corretto quando si risponde ad una telefonata è essenziale per fare una prima buona impressione. Facciamo dunque un esempio pratico di come rispondere se sta squillando il telefono. Quindi, Hi, il Barretto Restaurant, Anita speaking, how may I help you? Come abbiamo visto, la prima regola è quella di presentarsi, dare il nome dell'azienda, quindi in questo caso io ho utilizzato il Barretto Restaurant, Anita speaking, e poi chiedere gentilmente come posso aiutare l'interlocutore dall'altro capo del telefono. In questo caso l'altra persona dovrà presentarsi dicendo il proprio nome e spiegando il motivo per cui sta chiamando. Se questo non accade, allora la frase successiva da dire sarà May I ask you who's calling, please? Quindi posso chiederle cortesemente chi sta chiamando, con chi sto parlando? Subito dopo le presentazioni reciproche si dovrà vedere che cosa richiede l'interlocutore. Se l'interlocutore sta chiamando un hotel, un ristorante, probabilmente è per prenotare una stanza, un tavolo, eccetera. Ma se l'interlocutore invece chiama un'azienda, in questo caso potrebbe voler parlare con l'HR director o un tuo collega. In questo caso ti chiederà May I speak to John, please? La tua risposta dunque dovrà essere Please hold on, I'll put you through, oppure Let me see if it's available. Se il collega al momento quindi non può ricevere la chiamata, la frase giusta da utilizzare è I'm sorry, he's not available at the moment, oppure I'm sorry, he's in a meeting right now. E chiedere poi all'interlocutore Would you like to leave a message? Oppure Could you call back later, please? Per concludere quindi la telefonata, thank you for calling and goodbye. Durante una telefonata ci possono essere alcune situazioni particolari che possono richiedere l'utilizzo di alcune formule. Ad esempio, se non comprendi appieno quello che sta dicendo l'interlocutore o comunque la linea è disturbata, ci sono alcune frasi che vediamo adesso come utilizzare. La prima frase che possiamo utilizzare è se la linea è disturbata I'm really sorry, I cannot hear you very well. Could you repeat that, please? Se invece la persona sta parlando molto velocemente e voi non capite Could you slow down a little, please? Oppure domandare di fare lo spelling Could you spell that, please? Nel caso in cui tu stia chiamando da telefono cellulare, quindi hai poco segnale, potresti dire I can't get a signal right now, I'll call you back later. I punti fondamentali per rimanere tranquillo e sostenere un'ottima conversazione in inglese è quello sicuramente di rimanere rilassato. Lo stress infatti potrebbe impedirti di sostenere la chiamata anche se hai gli strumenti per farlo. Un'accortezza che puoi sicuramente fare è quello di prendere appunti, in quanto molto spesso durante le telefonate ti verrà richiesto di scriverti e di annotarti un numero di telefono. Cerca inoltre di non tradurre parola per parola, in quanto l'inglese e l'italiano è strutturato grammaticalmente molto diverso. Se cercherai di tradurre dall'italiano all'inglese risulterà davvero strano. Cerca invece di optare per le formule che troverai in questo video. Cerca di allenare la tua capacità di ascolto in inglese e puoi farlo sicuramente guardando film o serie TV in inglese che ti aiuteranno a riconoscere le parole senza alcun problema. Se ti è piaciuto questo video ti chiedo di lasciarmi un piccolo like di supporto e inoltre di iscriverti al canale qui sotto. Se hai qualsiasi domanda da farmi mi trovi sui social, su Facebook, qui su YouTube, su LinkedIn, su Instagram. Non esitare a scrivermi e a farmi qualsiasi domanda. Nel frattempo mi auguro che questo video ti sia stato utile e sono sicura che la tua prossima telefonata in inglese sarà un vero successo. Ciao!